Eccoci di ritorno. Siamo qui con Lorenza Cavallaglio, quella è la telecamera. Buonasera. Lorenza fa parte dell'organizzazione che è Basket Academy, Pontevecchio Basket, esatto, mi sbaglio? Sì. Ok, che è esattamente la squadra contro cui stiamo giocando. Claudio, che è il di cognome? De Feo, è l'allenatore di questa squadra, nonché organizzatore del torneo. Noi siamo rimasti particolarmente colpiti da quanto questo torneo si stia rivelando estremamente equilibrato e di alto livello. Come avete scelto le squadre da invitare? Ah, diciamo che Claudio conosceva un po' la situazione, diciamo, regionale di ogni squadra, più conoscenze con gli allenatori, quindi ha chiamato, diciamo, delle squadre che risultassero di buon livello, perché era un torneo abbastanza equilibrato. Sì. Anche noi, scusa, vai avanti. Anche noi comunque siamo rimasti sorpresi positivamente per, insomma, le partite tirate punto a punto, sì, giocate fino alla fine. Bellissime. Prima di questa si è svolta, questo lo diciamo come dire per i nostri ascoltatori, si è svolto un tempo supplementare fra Chioco Caserta e Sokol Praschi, esatto, che erano i ragazzi ciechi. E era una cosa assolutamente inaspettata, perché i risultati dei giorni precedenti non lasciavano pensare a una cosa di questo tipo. Invece ci si è resi conto che alcune squadre probabilmente hanno avuto una piccola defiance, specie all'inizio, magari avendo viaggiato tanto, esatto, eccetera eccetera. Senti, da quando esiste questo torneo? Si chiama Winter Tournament perché c'è anche un Summer Tournament? O... No, diciamo che solitamente lo organizziamo durante l'inverno, per, okay, questo Winter. Abbiamo organizzato pre-Covid, quindi 2018 mi sembra, erano annate under 15 e under 13, e poi purtroppo ci siamo dovuti stoppare come tutto il mondo, e quest'anno finalmente siamo ripartiti, abbiamo riprovato, abbiamo deciso di alzare un po', insomma, la categoria, farlo under 17. Sì, anche perché tornei per questa categoria ce ne sono pochi, e noi infatti era un po' fra Covid e altre vicissitudini che non si partecipava, ci troviamo veramente in una situazione fantastica. Possiamo soltanto che essere contenti. No, è tutto organizzatissimo, abbiamo fatto amicizia con la signora del bar, che abbiamo fatto amicizia col collega che fa collega, noi siamo dilettanti, lui è un professionista che fa le riprese. Della signora del, esatto, bar. Sì, l'ho scoperto oggi, chiacchierando con loro. Comunque, senti, prospettive per le prossime annate, cosa avete intenzione di fare? Continuare con questa categoria, cambiare categoria, allungarlo, stringerlo? Ma speriamo, insomma, innanzitutto di portarlo avanti, quindi di avere sempre adesioni, maggiori adesioni, e penso che indicativamente resterà questa la categoria, in modo da avere appunto tornei per l'under 17 che scarseggiano un po' di più. E niente, speriamo che anche magari più squadre dall'estero estero riescano a venire, così alziamo ancora di più l'asticella. Bello, molto bello. Senti, sei stata gentilissima, e niente, magari domani in una delle finali, che non sappiamo ancora a quale parteciperemo, anche se questo, come dirlo, diciamo con i dovuti scongiuri, certo, non diciamo altro. Magari ci facciamo altre due chiacchiere alla fine del torneo con la premiazione, eccetera eccetera. Volentieri. Sei stata gentilissima. Grazie a voi. Ciao. Grazie. Alla prossima, ciao. Ok, ci siamo, Coach Innocenti. Primo referto giallo, dopo tre referti rosa, però insomma una sconfitta di due punti contro una squadra che si è rivelata tutt'altro che particolarmente malleabile, e tutto sommato potrebbe essere anche una buona notizia, nel senso che forse ci si riesce a qualificare ugualmente per la finale per il primo e secondo posto. Sì. Per noi è un referto giallo sul campo per il risultato, a livello di un po' pensare com'era la partita, contando che loro sono in campionato, giocano alla pari con Porto Sant'Elpidio, l'obiettivo era raggiungere la finale di domani, contando che avevamo Luca Penco che ha avuto la febbre e quindi non stava bene, e abbiamo avuto qualche acciacco fisico. La partita oggi era un po', non era proprio una passeggiata per noi, e quindi l'obiettivo era riuscire a qualificarci per la finale, per fare una partita di livello domani, e soprattutto riuscire a fare una partita di primo o secondo posto, che sicuramente sarà una partita molto bella. Ora credo che con questo risultato, purtroppo so che se vincevamo c'erano vari calcoli da fare,
Noi avevamo un margine di 7 punti da gestire, diciamo, 7-8 punti in funzione del risultato. L'abbiamo gestito a un certo momento, per come si era messa la partita, abbiamo dovuto gestire quello svantaggio, quindi non pensare più a vincere la partita come punteggio. Abbiamo dovuto gestire quei 7 punti. Infatti essere arrivati a meno 2 dopo essere stati sotto di 10-11 per noi è aver vinto la partita, ecco. Soprattutto perché abbiamo giocato di nuovo alla pari contro una squadra molto brava, molto forte, molto tecnica, ecco. Che rimane fuori o College o Porto Sant'Elpidio, però una delle due in funzione del nostro risultato, o noi o una delle due rimaniamo fuori, ecco. Vabbè, questa è la dura legge dello sport, ma mi è sembrato anche che i ragazzi di Ponte Vecchio fossero particolarmente motivati, anche perché sono stati sfortunatissimi fin qui. Hanno perso credo di un punto stamattina contro la stessa Porta Sant'Empidio, e insomma non avevano credo ottenuto vittorie fino adesso, e quindi erano anche, come dire, ipermotivati a giocare una partita alla morte come hanno giocato d'altronde, e credo che l'agonismo dimostrato in campo sia stata anche un po' una manifestazione di questo. Sì, il torneo ci porta a avere agonismo, e è bello che ci siano allenatori, società, ragazzi che fino all'ultimo secondo danno tutto per rendere tutto più formativo per i ragazzi. Però fondamentalmente l'incredibile di questo torneo, che è stato tutto punto a punto, è che il risultato della partita di prima, finita al supplementare tra Caserta e i ragazzi di Praga, che ha vinto Praga, permetteva a Ponte Vecchio, se vincevano, di fare la finale terzo o quarto posto. Quindi fino alla penultima partita cioè, era tutto in ballo, e oggi con l'ultima si è delineata la classifica, che era veramente tutta un ballerina fino a poco prima. Quindi loro vincendo credo che facciano la finale terzo quarto posto. Sì, si sono delineate due squadre di pensiero. C'era uno dei due cronisti che diceva: ma io preferisco vincere tutte le partite di 30 punti sin dal primo quarto. Un altro telecronista che diceva: io veramente preferisco vedere tutte punto a punto. Secondo me questo torneo è il trionfo dell'equilibrio, nel senso che a parte un paio di casi dovuti probabilmente alla stanchezza del viaggio, tutte le altre partite sono state incredibilmente tirate e di alto livello. Sì, perché Praga sta crescendo, passa il torneo e inizia a vincere, a perdere di poco. Possiamo anche dire che forse siamo stati fortunati a prenderli la prima partita, che erano un po' stanchi, e siamo quelli forse che abbiamo dato un divario bello, bello ampio con loro, che ci ha anche permesso di col meno due poterci permettere di perdere. Sì, esatto. Però sì, se tu vinci di 30 tutte le partite di tutte, vuol dire che probabilmente hai la squadra da NBA, e quindi quello può essere una gran bella soddisfazione. I ragazzi nella loro vita giocheranno al livello che gli compete, e quindi al livello che gli compete, che può essere una serie D o una serie A, giocherai sempre partite quando sarai in una prima squadra che saranno più o meno dello stesso livello. Quindi più formativo per dei ragazzi, delle giovanili, giocare partite punto a punto, perché poi nella loro vita cestistica, di alto o basso livello che sia, ma nella loro vita cestistica, giocheranno la maggior parte di partite punto a punto. Quindi è molto formativo questo, li tiene sulla corda sempre per 40 minuti, quindi è bello, molto molto formativo, molto bello il torneo, ecco. Ok, ultima domanda, che cosa dirai domani in spogliatoio ai ragazzi prima della partita? Ma dirò di divertirsi, gli avevo detto che questa era un'opportunità per loro, gliel'ho detto ieri nell'intervallo della partita con Caserta. Loro hanno delle opportunità, ma non di vincere una coppa che cambia poco, ma di affrontare dei ragazzi che sono tra i giocatori, tra i migliori che ci sono sull'Under 17, ecco. E quindi dirò di divertirsi, ci sono ragazzi che hanno giocato magari in 4 partite 20 minuti totali in un torneo, e è un gruppo fantastico, hanno delle caratteristiche anche umane che li renderà dei giocatori comunque apprezzati da grandi, e tutti e 12 spero che si divertiranno come hanno fatto in queste 4 partite, da chi ha giocato di più a chi ha giocato di meno, ecco. Adesso ti dico come al solito un nome, il nome di oggi è Marco Costanzo, oggi io l'ho visto veramente determinatissimo, cattivo come l'aglio. Sì, è determinato, è stato bravo perché ci ha cambiato l'inerzia della partita, ha fatto le cose con decisione, che poi forse
a questo livello, più sei anche forte nel fare le cose, forte fisicamente o forte nel deciso, anche mentalmente non hai paura, questo ti porta a averne dei benefici. E Marco è, non posso dire cos'è quando gioca, perché si fa trovare sempre pronto, ma devo dire la verità che io in questi giorni, cioè oggi Gava, quando è entrato nel secondo quarto, ha fatto due o tre difese importantissime. Cioè, oggi Rebaudo ha giocato male all'inizio, poi ha cambiato, dopo abbiamo parlato degli spogliatoi, ha cambiato totalmente il suo modo. I ragazzi si sono fatti trovare pronti tutti, quindi Costanzo bravo, ma bravi tutti quelli che hanno giocato meno, ecco. Grazie coach, in bocca al lupo per domani, andate, controlla che dormano, che mi sa che sono sull'onda della vacanza, e a domani. Ciao, alla prossima. Eccoci di nuovo con Alessandro Lepes, assistant coach di Pontevecchio Basket. Non è credibile una posizione in classifica come quella di Pontevecchio vedendo questa partita. Ma diciamo che adesso, anzi, con la classifica dovremo riuscire domani a fare la finale del terzo o quarto posto, quindi siamo contenti comunque di aver raggiunto questo risultato. E sicuramente abbiamo alternato un po' le prestazioni, soprattutto le prime giornate siamo stati un po' sottotono. Oggi abbiamo fatto una bella partita, come avevamo fatto stamattina anche con Porto Sant'Elpidio, quindi siamo contenti comunque delle prestazioni che abbiamo fatto per i ragazzi, per i passi avanti che abbiamo visto. Senti, ricordiamo che Pontevecchio Basket è anche organizzatore di questo torneo, il Basket Academy Winter Tournament è esattamente il torneo organizzato da Pontevecchio. Io sono stupito, nel senso che ho visto delle cose in questo torneo che non ho mai visto in altri tornei, e mi sembra che neanche andandosene a cercare con il lanternino si potessero trovare tante squadre così tante squadre così tanto equilibrate, nel senso che abbiamo appena visto una partita finire supplementari vinta di 3 punti, 4 punti, dopo aver avuto gli ultimi 5 minuti un continuo alternarsi e rimbalzare di squadre in avanti. Ciacca, passaggeri. Sì, no, siamo contentissimi, noi, anche per noi è stato molto stimolante organizzare e cercare le squadre, chiaramente poi bisogna essere anche un po' fortunati nel trovarle così, comunque tutte agguerrite, anche le due partite che magari sono finite un po' con più distacco, però sono tutte e due squadre che poi nel restante, andare avanti nel torneo, hanno dimostrato insomma di poter stare in assoluto con le altre, come abbiamo visto Praga vincere prima al supplementare e Caserta allo stesso modo. Caserta ci ha fatto impazzire, soffrire tutti quanti, con noi ha vinto, quindi ha vinto meritatamente, quindi assolutamente sì, siamo estremamente soddisfatti sia di essere riusciti a organizzare, e speriamo che siate stati bene, che tutto sia andato nel migliore dei modi, e soprattutto di riuscire a organizzare per i ragazzi che comunque venivano da 2 anni di difficoltà, e quindi trovare e riuscire a giocare con differenti realtà italiane e anche straniere, siamo appunto molto contenti per essere riusciti a organizzarlo. E vi meritate tutti i complimenti, perché direi che dal punto di vista organizzativo non c'è stata nessuna sbavatura, le tempistiche perfette, l'impianto bellissimo. Senti Alessandro, l'ultima domanda, raccontaci invece di Pontevecchio, questi ragazzi Under 17 che campionato fanno, come sono messi e che ambizioni hanno? No, noi stiamo facendo l'Under 17 d'eccellenza, che qui è girone Marche e Umbria insieme. Siamo alla seconda fase, e quindi il girone da 8 squadre, assolutamente competitivo, con Ancona, Pesaro, Fabriano, Montegranaro, adesso vado a memoria, e insomma tutte realtà importanti anche a livello nazionale, e siamo in divenire, diciamo, perché siamo partiti, ripeto, venendo da 2 anni di attività che poi in Umbria sono stati abbastanza pesanti e poco abituati a confrontarci con squadre di livello diverso e di zone diverse, anche andare nelle Marche tra virgolette è una novità per questo gruppo, e siamo in una buona fase, come abbiamo vinto anche in questo torneo, dobbiamo riuscire magari a essere un po' più lucidi nei finali punto a punto. Oggi l'abbiamo vinta e ieri e stamattina invece l'abbiamo persa, però
facciamo apposta queste esperienze qua per migliorarci e per migliorare i ragazzi e per trovarci pronti quando ricomincerà il campionato. Senti, RBMF TV, che è un canale YouTube fatto da genitori che semplicemente vogliono far vedere a quelli che sono rimasti a casa le partite dei loro figli, vi ringrazio tantissimo, ci siamo trovati divinamente con voi e niente, fatelo più spesso e continuate a ripeterlo. Speriamo assolutamente di dare seguito ai prossimi anni al torneo. E ringraziamo voi che comunque anche queste sono cose che non si vedono spesso, fatte in maniera super, con veramente tanta passione, quindi complimenti a voi. Dai. Alla prossima, grazie, in bocca al lupo per la finale.